Scusate un attimo, faccio solo una sistemazione che non è da qua, ma da qui. Impostazione di trasmissione, abbassiamo pure il volume perché sennò qua succede un macello. Cosa? Il buon Timothy. Giusto perché non lo vediamo mai giocare, Timothy, no? Preferisco così. Orso maiale. Man. Com'è? Uomo orso Sì, maiale. ok, in inglese, man bear pig. Man bear pig. Yeah, man bear pig. Perché Ma un uomo maiale? orso maiale. Quanto Che maiale? uomo orso maiale esiste e lo incontreremo pure in questo gioco. Abbiamo aggiunto come amico il signor Maso. Tweak, articoli su cospirazioni. Come sai se ti stanno pedinando? Timothy e Nathan, quale sceglieresti di far ammazzare prima? Bella domanda, io li ammazzerei entrambi. Eh sì, ma Nathan, secondo vai con me. Nathan, vai con Nathan perché Nathan ha un attacco d'aria, ti può distruggere i nani. Se invece tu riesci ad uccidere Nathan e poi riuscissi ad evocare i nani, faresti veramente un casino. Infatti la mia tattica è questa, uccidere prima Nathan per poi passare i nani, per poi usare i nani per uccidere cosa. È anche vero che io non faccio contesto perché utilizzo Batte Scorista e Kenny Hermes, che carino. Al massacro. Ho messo l'audio. Sì, perché l'ho sentito prima. Ragazzi, dovrò stare senza cuffie perché anche Lady Sbigia dovrà ascoltare appunto quello che succede. E la cosa più divertente è che al posto di avviare la mia diretta. Oh, cazzo, mi sono toccato le dita, Corona! Ho messo un vecchio video. Perché? Scusate per questa partenza un po' lenta, però vorrei anche mettere un pochettino più chiara l'immagine in basso. Se è così scuro. Solo che se accendessi anche l'altra luce succede un casino. Dovremmo fare delle prove di illuminazione. Sì, è un po' troppo chiaro, però già meglio, dai. No, perché sembro così dark. Darkness. È anche vero che con la luce dello sfondo è tutta un'altra cosa, ma va bene. Bentornati ragazzi, bentornati con i nostri 126 PF e 15 PP. Ancora non ho capito PP cos'è. Punti perdono. Punti perso, non lo so. Punti pene. Punti pene. È vero, punti pene. Punti Oh, ho pene. tanti punti pene. In realtà 15 sono pochi per essere un mago, ma si sa che il mago ce l'ha piccolo. In realtà dovrebbe essere lo spadaccino perché è tutto muscoli e niente cervello. Comunque, leggiamola, la notizia di Tweak. Articoli su cospirazione. Come sai se ti stanno pedinando? Dispositivi di ascolto? Di chi fidarti? I genitori ci sono dentro? Ma aveva un Ah! orso Non maiale? volevo Ma è passare. successo? Aveva un orso maiale? Abbiamo Lady Sbigia che sta litigando con un uomo orso maiale. Come siete messi a vita? Pari? No, No. no. Ma Porco. raga, io non capisco perché non. Sì. Hai Pari. vinto? No, pari. Pensavo tu avessi vinto. I super sono ovunque. No, comunque seriamente, fidati che. Ora che ti stai potendo. Già lo stai vedendo, con questo deck non ti stai trovando male. Giustamente andare contro gente che non sa fare altro che giocare supereroi. Mamma mia, ma più che altro è fastidioso che mettono tutto in massa, tutto nello stesso punto e dici, e beh, cioè, qualcosa di diverso? Un po' di tattica. Un po' di qualcosa? No, ma te l'ho detto, non perché. Le carte più forti degli altri deck sono le leggendarie. Cioè, se tu prendi il sci-fi, ce ne sono tante di carte forti. Però, per gli invasori, devi arrivare in arena 8/9. Quindi devi salire. Gli eroi te li danno subito. E infatti, in argento sono strapieni di eroi. In argento, anche in Vabbè, bronzo. non giochiamo, se no Ok, dobbiamo giocare. giochiamo. Una partenza un po' lenta, ma volevo aspettare che ci fosse anche lei. Allora, abbiamo tanti nuovi amici, abbiamo tante missioni secondarie. Direi oggi di Vuoi prendere la fare. katana o vuoi fare qualcuno di Io voglio questi? andare al manzo mongo. La voglio sbloccare la sua evocazione. Scusa, che vuoi entrare nella torre di Anche se ho paura che Nathan? ci possano fare il culo. Comunque, ti piacciono i miei capelli in formato casco? Cioè, sono perfettamente a Sono bellissimi i casco. capelli. Grazie, meno male che ci sei tu che me lo ricordi. Allora. Dobbiamo trovare un sacco di bambini nascosti che si sono messi a giocare con il Sono ben 6, nascondino. mi pare. Due li abbiamo già trovati. I primi sei. I primi Sta 6. laggando comunque il gioco. Male, male, male. Quindi, bentornati qua anche in compagnia di Lady Sbicia. Finalmente è con noi spiritualmente, moralmente e anche di presenza mentale e Bene, intellettuale. dov'è la torre? Qua.
Puoi andare direttamente col viaggio. Yeah. Peccato che non si vede Timothy. Cioè, nel 2 noi vedevamo Fastpass che ci prendeva e ci portava via. Sono passati anni. Basta, me ne fotte il cazzo. Vabbè, magari c'è gente come noi ci gioca adesso. C'è un Cipomon Cola. Che dovresti avere la forza del fuoco per poterlo svegliare. Non hai la forza del fuoco, quindi non lo puoi svegliare. Sei Maneschi. Comunque non lo so, secondo me sto gioco sarà. What the fuck ha detto? Ma che cazzo di. Quello è un mongolo? Ma è un bambino! Puoi provare l'evocazione, però contro dei bambini non me la sento di utilizzare il signor Max. Piuttosto, utilizza l'abilità col nostro super guerriero. Te la ricordi questa canzone? PvP. Sono le. Per questo è bello mettere il sonoro, perché se. Ma no. Mano? Mano. Ciao. No, no, usa l'abilità, ti consiglio di utilizzare. No, quella del tuono era quella di sì, Butters. No, 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 fai il bastone, dai. Però attacca chi? Che cazzo fa quello? Sta guardando. Ehi, quel pezzo di merda sta guardando sul cellulare. Guarda chi ha più vita. Quello giù, dai, fai quello con meno vita. Sì, è quello giù e quello qua. È un arciere, ok, quello giù, quello. Perché infatti mi sembrava di aver visto fosse. Quadrato! Pam! Malus di difesa. E ora fai l'abilità. E fai quella dei tuoi. Dei fulmini. Ma no, questo è il martello. Ma che cazzo? In fila. E perché non colpisci anche quello? Vai, riprova. LOL! LOL! Appunto, attacca, vai! Premi X quando il fulmine si. Vai! Attacco. È debole a quella mossa, appunto, quindi gli fai più danno. E li abbiamo massacrati! Buona a sapersi, ragazzi, questo non lo sapevo. Ma sì, sarà debole anche al fuoco? Debole al fuoco. Che cosa ha detto quel tipo? A chi ha detto che la mamma è puttana? Bello sto gioco. Vedi, cioè effettivamente è più divertente secondo me fare la cosa. No, troppo presto si doveva illuminare. Ok, siamo ancora in vita. E attacca normale, dai. Ce la possiamo fare secondo me. Sì, ha 18 punti vita. Pensavo ne avesse già 40, ancora 40. Bam. In the face. We are winner. Vittoria. PE 12 più. Sali in cima alla torre. Prendi i primi oggetti. Saccheggia tutto. Lanterna sbriciolata. Fuoco artificio usato. Ma che cazzo ce lo prendiamo a fare se è usato? Perché un altro fuoco artificio? Poi con questa cosa che i mongoli hanno. Tanti fuochi artificio non si può vedere. Sì, per farci cosa? Allora, per attivare la scala, tipo, vuoi lo spoiler o lo vuoi capire tu come si fa? Mi raccomando, colpisci la scala e fai Geronimo! Sì, infatti stavo notando anch'io che fosse. No, dovresti avere qualcosa di fuoco, secondo me. Yeah! Non puoi prendere quel filo? Sbatti sul gong. Dai che devo rimuovere il vantaggio, l'ho colpito per Ci stupre. Ma che cazzo di problemi ha Butters? Perché Butters? 136, 136. Questa sarà dura. Potremmo utilizzare anche una magia inizialmente. Così ne bruciamo uno. Che dici? Fai la magia del fuoco? Oppure potresti fare quella che stordisce? Ma no, posso fare quella di Butters. Anche quella di Butters. Puoi fare quella di ba. Perché tanto si ricaricano i PP e i PF ogni volta, i punti pene. Sono entrambi deboli. Proprio bella questa mossa. Però
Prova il fulmine, guarda se sono deboli, ma non credo. No, infatti non sono deboli. Usa il martello del potere della giustizia. Ma non sono nemmeno deboli con quello. Io direi fallo su di... Poi non si fa danno quando è il suo turno. Non è come nel 2. Nel 2 si faceva danno quando lo colpivi. Ma guarda come saltella nel video! Ruota L, quindi premix quando vedi lampeggiare. Io non dire ruota L. L è quella a sinistra. Sì, Cioè, ma perché devo che cazzo ne so io? ruotarlo? Devo fare tipo l'effetto che lui sta ruotando Sì, esatto, che lo fai sempre più forte. Lo sai quando usi il tuo salsicciotto e lo rotei così. Ah no, tu sei donna, è vero, scusa. Sai, noi uomini ogni tanto prendiamo il nostro salsicciotto di Butters. L'elicottero. Senti, sono cose segrete che noi facciamo, che noi uomini facciamo. Io direi di... Si ammazza lui. Il consiglio nei GDR almeno. Sì, sta tutto un muelma. Sto per sbagliare. Manco Ok, ci sono. Non lo so, in realtà secondo me li ammazziamo subito, quindi io ti consiglio di fare la magia 7, 2, 7, 14. Effettivamente ci potrebbe servire per dopo, ma vai, fai quello che te la senti. Tanto riusciremo a vincere. Sì, fu così che morì. non so come fare L, cioè non so Devi roteare in come senso antiorario. fare. Sì, ma non vorrei sbagliare. E prova. No, e poi abbiamo Sì, sta tutto un sbagliato. muelma. Attacca. Però prima o poi dovrei provare. Se non impari non puoi provare. Aspetta. No! Detto aspetta. Aia. Oh, sono parata però, E ha fatto il doppio colpo. Perfetto. Ok, allora. Ti conviene fare un altro colpo di magia? Che dici? Ah, the new kid screwing away with me. Guarda che sto manganello è forte. Sì, ma. Così incendi l'altro. Di vita gli sono rimasti. Dai, fai che vuoi. Tanto abbiamo la mano di Butters che ci aiuta. Il problema è che nessuno dà una mano a Butters. Potevi fare effettivamente l'effetto soporifero, così riusciamo a rimanere un Va bene, turno adesso salvi. provo. Ma che adesso ghiaccio che ammazzo posso provarlo. Secondo me non riusciremo a sopravvivere. Vai, prova. Cioè, riuscirà comunque a sopravvivere. Ruota, 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 in senso antiorario. Antiorario. Non ti preoccupare. Para, para. Icchia, Butters ci è arrivato molto vicino. Ma guarda come esce il sangue. Dai, fagli il fuoco di nuovo. Oppure se vuoi ipno di... No, anzi, buttagli la polvere magica. Non vuoi buttare la polvere magica? Quella a destra. Così la vedi, sì. Allora, se... Praticamente se riesci perfettamente a colpirlo quando si Ma io non illumina... ci riesco perfettamente. Ti faccio vedere io, va, ti faccio vedere. Nemmeno io so com'è, però lo vedo. Premi X quando lampeggia, guarda. Così. Capito? Curati però. Ma se muore ora... Danni sacri! Arco dello sfigato! Ci provo. Non l'ho ucciso però! Che merda di mostro! Perché è stato l'arco? Volevo farmi il figo! Invece ho rischiato! È anche bello questo. È anche bello giocare così. Un po' di suspense. Ora quindi non saremo più mongoli. O forse sì. Livello 3, tra l'altro, è buono per noi. Che dici, Lady Gioia? Abbiamo le frecce infuocate. Lady Gioia, la chiudi quella porta per favore. Perché? Perché così non disturbiamo i vicini. Mamma, mi devo alzare. Un po' di esercizio fisico. Siamo sempre in casa grazie a questo corona. A coronavirus. Questo bel coronavirus. Piuttosto, vediamo un po' notifiche, foto, minchia, guarda questo video su YouTube. È un video di Sbigi Gamer, sì? Non è un video di Non lo Sbigi Gamer? sono. Peccato, perché volevo tanto vedere un video di Sbigi Gamer. Cos'è la clava insanguinata di Ken? Aggiungi difese... Ah, no, meglio quello sopra. Oddio, più o meno. Ultima parola in materia di autorità. No, lascia questo che abbassa le difese dell'avversario, non è male. Cioè, almeno io sono... In realtà non lo so mai Non lo so. Non dire stato... canotta.
Le patatine guariscono? 5 più di salute a ogni turno. I danni del fuoco aumentano del 10%. Direi questo. Dipende, meglio questo ora come ora. Perché tanto secondo me troveremo qualcosa che potenzierà ancora di più la cura. Guarda ragazzi, ogni volta che provo a sbadigliare mi do uno schiaffo. Adesso la barbada ancora. Vediamo. Yecca. Orrenda. It's horrible. Occhiali sportivi, vediamo. Nah. Perché dobbiamo fare gli sfigati con gli occhiali? Solo gli sfigati portano gli occhiali. Mostra a Dio che non hai niente da fare. Ha senso. Una conciatura rilassata per uno stile di vita rilassato. Femmina con la frangetta. Oh mio Dio, quant'è brutta. E se li vorresti rivolessi i miei capelli, i miei bellissimi e sontuosi capelli. Siamo così verdi e così vomitevoli. Che ci stiamo bene così. Coronavirus, Italia, 24.000 casi, 2.800 in più di ieri. Minchia. Il Messaggero. Anche se siamo in onda. Sì, sì, puoi dire pure stoca! C'è gente che bestemmia... Se io risuono il gongo, prova. Prova. Ah, suca! Però puoi andare in quel buco. Prova ad andare in quel buco. Yeah! Fucking! Fucking yeah, no, fuck you. Chiave. Prova a spostare quella cassa, vedi se puoi. Tanto a che servirebbe spostare quella cassa, non servirebbe un cazzo. Comunque anche da quel lato puoi andare, che figo. Ah, aspetta. Colpo di qua. Genio. Di qua. Dove stai andando? A fare questo. LOL. Riprova. Sei un fucking genius, può essere. Hai ragione perché ora hai ragione. Hai ragione. Sei un fucking genius comunque. No, no, vai là dietro. Prova a spandare quello. Prova a spunda. Se riprova, allontanati, non si sa mai. C'è un cippomonco, c'è Pikachu. Ma che cazzo? Ma solo per finta lancia quella merda di... C'è un Pikachu, prendi quel Pikachu. C'è la chiave là dietro comunque. E poi la prendi ora quella chiave. Prova a sparare dove c'è invece poco cippomonco. Ma che cazzo. Non lo so, prova ad andare. No, no, prendi là dietro. Vai là dietro e prendi la chiave. E ora vai alla Craig style. Doppio, potente. Barba mongola, toppa, spada fiammeggiante. Esamina, triangolo. Ottieni 2 pp quando infliggi danni da fuoco. Quando infliggi, quindi quando li fai agli altri. Sì, ottieni 2 pp e noi attualmente non ci serve a niente perché fai 6, 2, 12 sempre se fa qualcosa di... Dove sarà? Non era una spada? Era una toppa. Una toppa? Ah, una toppa. Ma non so se è fra i vestiti. Prova i vestiti. Vestiti? No. 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 Deve essere forse qua. Vecchia spugna. Dove cazzo stai? Dove cazzo stai? C'è un altro spazio là che non so da che cazzo serve. Non lo so, perché le uniche cose che ci danno come nuove sono... Ma nel cestino non penso che ci sia, sai... Ma forse effettivamente è qua... Scendi giù... Ma più di così non puoi... Che strano... Ma non era una spada, la toppa era veramente... Vabbè, futtitin, poi troveremo qualcosa... Futtitin... La sto malmenando con un manganello, voi non lo vedete perché il manganello è sotto ed è lungo... Prova. Io ho paura, cos'è successo? LOL. Qui
Io ho paura. Avendo azionato quei fuochi d'artificio, che cosa avremmo generato? Oh, boy, a door puzzle. Oggetto richiesto, coda di drago. Dobbiamo trovare la coda di drago. Ne va a trovare. Vai a destra. Oh. Ragazzi, mi sento tanto in... You're a fucking genius. No. Ma non lo puoi fare perché manca... Ti hanno fottuto. Vado io? Vediamo se riesco. Furia dell'orda. Uno l'ho parato, l'altro no. Parato, perfetto. Sì, infatti. A modo suo vorrebbe che pagassi di meno. Ma Ingrid, c'è ancora fuori. Ma infatti... Questa forse è una cosa che era meglio non dire. Breaks and die. Sparatillo in testa. Paura che ci faranno la bua questi tipi, eh? Ah, quello si... Ah, mica, ci hanno ucciso il New Kids con un colpo. Mi ha inflitto 90. No, rifalla, rifalla. Cosa rifaccio? Non si può rifare la battaglia. Non credo. Quanta vita? Ma povero Butters, così lo uccidiamo e basta. Poniamo fine alle sofferenze di sto tipo. Ho avuto paura. Detto minchia, ora lo manco. E invece me lo può succare. Minchia, con un colpo comunque. Meno male che ho ucciso quelli col tuono. Perché però se no. Adesso sei tipo mezzo scasciato. No. Sì. No. Hai delle... dei graffi. Ah no, ce l'avevi. Vai, 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 accendi pure quelli. It's mine. Sì, accendiamo i fuochi. Dall'altro lato. Sì, tutti. South Park. Italia è viva. Sì, visto che dobbiamo tutti spegnere le luci e mettere i telefoni fuori con le lanterne. Solo quando siamo in crisi. Perché poi negli altri giorni tutti a fanculo. Puoi picchiare Butters per me, sai? Oggi ho tanto. Cosa ci sarà là dietro? Ma quanto cazzo è alta questa torre? Ok, siamo arrivati alla fine. Che ci fa? Mi vuoi fare morire subito? Quanti cazzo sono? Non so neanche cosa dobbiamo fare. Ma sono troppi. Non possiamo scappare. Vuoi vedere? Vuoi che ci provi veramente? Ma secondo me ci ammazzano. Secondo me non c'è storia. Quanti cazzo sono? Orda. Ah, uno solo. Allora no, no, premi cerchio. Fai quella a destra. No, fai a vita. Quella a destra. Questa. Faccio io? Te la senti? Aspetta. Aspetta, a breve. Ora! Immune! Figli di puta! Figli di puta! Allora saranno immuni a ogni cosa. Prova a vedere se lo sciocco fa male. Prova. Solo per vedere. Non dice debole, prendi cerchio. Aspetta. Vai! Barbecue mongolo. Brava. Ottimo tempismo. Prova a vedere il fuoco se fa qualcosa. Non sembra far qualcosa. Però X in continuazione. Però li mette a fuoco. Quindi questo vuol dire che faremo un po' di danno. Fai la mano sul New Kids. Mano santa, vai. Che tanto dopo la mano santa puoi anche comunque attaccare. E ora fai l'attacco col martello di Butters. Io vorrei attaccare col salsicciotto di Butters. Quadrato! Bam! Occhio! Vai! Brava! L'hai parato comunque, eh? Com'è schifato. E bella domanda, cosa facciamo? Aspettiamo che Butters si faccia un po' male e rischia di morire, oppure due turni di fuoco. Allora attacca. Al massimo Butters lo curiamo dopo. Malus difesa, perfetto.
Se vuoi fai un colpo con Butters. No, ancora abbastanza vita secondo me. Dici che muore? Proviamo. Quadrato, eh? Dai che stanno morendo sti stronzi. Occhio, occhio, occhio. Pozione su Butters. Vediamo quale. La merendina di Chris è il 60%. Come il 60%? No, aspetta. Vabbè. No. Chi è che è schifato, tu o il Butters? Oh, penso entrambi. No, io no. No, tu lo puoi mangiare, però Butters ti può curare in realtà. Se vuoi puoi fare... Fai la cura sul New Kids e provi a vedere se con Butters li puoi ammazzare. Se no, quanto gli rimango? 150, noi non ce la facciamo. No, no, ma lascia stare, ormai Butters è andato. Al massimo gli utilizziamo una pozione della rianimazione. Fai così. Oppure no, no, no. Vai giù, vai giù. Facciamo una cosa più bella, vai giù. Vai giù. Dov'è l'evocazione? Possiamo usare l'evocazione? Ah. Perché no? Ah! No, sui boss non lo possiamo usare. Pezzi di merda. Allora, fai una cosa. Cura i New Kids. No, perché New Kids rischia di morire questo turno, secondo me. Perché? Pozione di cura cosa fa? No, perché tanto non gli cura la vita. Gli cura solo i togli... No, però smette di sanguinare e di bruciare. Almeno i 27 di sanguinare ci sono. Secondo me non sarà utile perché comunque lui muore prossimo turno. Perché se quelli attaccano entrambi, Butters muore comunque. Quindi tanto vale salvare i New Kids. Manganello. Puoi attaccare, che bello. Vai con un bel quadrato. Troppo tardi, cazzo, peccato. Potevamo approfittarne. E fai la manina su... Lancia le tue mani e renderli schifiati. Potresti veramente provare... Fai la manina su New Kids e poi attiva l'attacco. Attiva l'attacco, fai un attacco. Non puoi curare te stesso, che palle. Vai, attacca. O la va o la spacca ormai. Quadrato, eh? Aspetta. Vai. X, siamo stati fortunati. Bravissima, siamo stati veramente fortunati. Quindi possiamo batterli. Attacca a manetta. Come se non ci fosse un Don't Tomorrow. Quadrato, eh? Bravissima. Ora attacca. Ora con Butters manina. Manina di Butters. E attacca con Butters. Quadrato. Della morte. Bah! Bravissimo. Mac, te lo meriti. Cioè, abbiamo battuto Gengis Khan, raga. L'orda di mongoli. Stanno festeggiando per noi. Non ci voglio credere. Siamo riusciti a... Dobbiamo vedere la puntata con i mongoli, però effettivamente. Ma no, spacca tutto. Spacca everywhere. Every cosa. Pam. Piuttosto, vediamo se qualcuno ha attaccato in guerra. Speriamo di sì. Thunder Destroyer. Scusate, l'audio è staccato, vero? Sì, sì. Ma ci daranno qualcosa queste cose che stiamo spaccando? Spera, sì. Poi quella cosa da centrale non è che fa qualcosa. Caccata, caccata. Tu ancora non hai finito la storia di Von Destroyer, però, vero, Lady Sbija? Ah, guarda. Che cazzo sta... Sta esplodendo tutto! Mongoli! No! Sì, devi affrontarli per forza. Mangali! Ci prendo la tuta. Ciuta tuta. Metti la tuta. Allora, io ti consiglio di fare il fuoco su quello in alto. Quello in alto sarebbe quello in fondo. Vai. XXXX. Sembra una cosa porno. XXXX. E poi fai il tuono con Butters.
Sì. Vai. Lo dici a tua madre quella cosa. X. Overkill. Ora muore. Sì, infatti, ora muore. Va. Occhio. Che mi fotto sempre su. Suka, bastardo. Tata. Hai fatto aprire la mano, ma in realtà era sempre la mia, ragazzi. Che guarda come partono i fuochi d'artificio. Stai letteralmente scappando. C'è un Cippomonkos. Colpiscilo con il fuoco. Tua madre Cippomonko che... prova a colpire quella lanterna sulla sinistra. E io posso avere... Adesso dobbiamo andare da... Cin Chung City Walk. Che ci sono i mongoli là che stavano mangiando tranquillamente. Ciao amico, come sta? Nessuno ancora attaccato. Sempre 7 attacchi. E ritorniamo al discorso di ogni settimana. È un peccato se non attaccano. Perché comunque... Ogni settimana io ti dico, vai, lascia fare un attimo. Sì, sì, ma io lascio fare. Do il tempo. Ma sono io il primo che certe volte attacca pure all'ultimo secondo. Però allora, almeno io attacco. Attacca un sensore per l'uomo orso maiale. Ma io l'ho trasformato in elettrico. Attacca un sensore per l'uomo orso maiale a un allarme antincendio. E attacca un sensore per l'uomo orso maiale. Perché ha una banderuola? Perché? Dobbiamo sbloccare le bandiere di viaggio. Dobbiamo sbloccare Timmy. Timmy. L'uomo orso maiale lo vuoi fare adesso o facciamo dopo? Tanto. Se no dobbiamo andare da Cartman. Tanto dobbiamo fare un sacco di cose. Io penso che nel mentre si... Mentre esploreremo la mappa troveremo anche i bambini. Faster travel, Sir Timmy, fast travel. Perché non hanno messo l'handicar invece che la bellina? Timmy! Well, soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Gray? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Dillo, grande eroe mago. If we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. Si, don't si. Worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. No, quello di Skyrim. Sarebbe l'urlo del drago di Skyrim. Che basta. Che citazioni che fanno. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever. Una bocca molto ospitante. Okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not true. Understand? Alright, then let's begin your training. Quindi prendete come come in cosa. Clear your mind and take in a deep breath through your butt. So. Then let it rumble inside you and dragon shout. What the fuck? Non funziona proprio così. Let it rumble. Dragon shout. Ma che cazzo? Now you. Ready? Dragon shout. Find the frequency. Hold. Hold. Whoa, don't leave the air trapped inside. That's dangerous. You can die like that. I'll show you one more time. Devi concentrare. Dragon shout. E poi premere verso l'alto. Devi liberare te stessa. Find the frequency. Hold. Hold. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last? The hour of need.
Now let us try your skill on a real opponent. Comunque è un figlio di puttana, carta. Could you come here, Isaac? Real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. No, non voglio farmi la principessa Kenny. Show Princess Kenny the magical powers I've taught you. Io ho paura che muoia. Ah, la devo proprio trovare. Che cazzo? That was fucking hilarious. Ora muore. Ammazzalo, ammazzalo. Che brutto non poter sentire Kenny. You have mastered dragon shafts. From now on it will be easier for you. Comunque Cartman è un cazzo di genio, niente da dire. Cioè, è proprio l'essenza del bambino cattivo, di quelli che vorresti. Quest, oh, combatteremo con Kenny nella squadra? Il mana sono i PP. Dove è la tua token? How may I be of service? Here's what we're selling today. Metti stile. No, siamo, già possiamo vedere il livello 3 noi. Mortello del Newbo. Pacchetta del fulmine. Vedilo un attimo. Ma non ce l'avevamo questa. Questa qui è un forte. No, non ci serve secondo me. Possiamo trovare qualcosa di meglio. Tanto siamo maghi noi. Anche se secondo me qua il concetto di classe è un pochettino un concetto molto... No, ma aspetta, tanto ora saliamo di livello, sbloccheremo qualcosa di meglio. Elmo di Clyde. Più 3 armatura diminuisce gli attacchi dei nemici. No, diminuisce gli attacchi dei nemici. In che senso diminuisce? Diminuisce, vuol dire che non hanno tanto effetto. Probabilmente invece di colpirti tipo quindi, sotto ti colpiscono. Quindi non diminuisce il numero, ma tanto no, l'intensità del colpo. $6, ma sì, abbiamo $71, quindi figurati. Cos'è Face Painting? No, l'ho comprato. Sì, premi cerchio, ormai lo voglio vedere. Io metterei il danno fuoco. Già, ma non è solo per quello. Ma tu come li metti ora questi adesivi? Ecco, noi abbiamo le top, però io vorrei capire dove... Forse ancora non le possiamo mettere, sai? Vai in menu. Poi dove sono i punti esclamativi? Ma vedi che c'erano altre cose, tipo il cappello del frate? No. Lo spendi questo già, l'avevamo già. Però non è male. A te cosa piace di più? A me la stellina. Stella. La stellina, direi. No, dai, senza barba, poveri, un bambino. Infatti io quando vedo i personaggi in PvP di South Park Phone Destroyer che indossano la barba mi sembra male. Dico, ma scusa, è un bambino. Lascialo come un bambino. Che si vede veramente bene la diretta. Ammetto che Twitch ha migliorato di un casino la qualità della trasmissione. Veramente tanto. Ma non è che si sbloccano con la bimba. How may I be of service? Se noi dobbiamo aspettare, sai, per le toppe. Ah, c'hanno i benefici? Sì, L1. Ah, ne possiamo prendere, possiamo sceglierli. Vediamo quelli sono, vai su. E ora li vediamo tutti. Allora, occhio alle palle, subisci danni molti minori quando sei gravemente ferito. No. A destra? Diventa maestro superiore fastidio infliggendo danni extra contro, ricevendo meno danni dai nemici incazzati. No, vai a destra. Vai a destra. I danni aggiuntivi contro i nemici a fuoco. No, vai a destra. Vai, scendi. Vai a sinistra. A sinistra. A sinistra. A sinistra. Tanto tutti dobbiamo vedere.
Vai, vai giù. I debuff su di te durano un... Ah! Vai a destra. Simpatico, possiamo... No, sì, infatti, io sono... Sì, io sono tirchio. Non uso mai oggetti in questi giochi, figurati. Vai a destra. Ah, non è male quello del contrattacco al culo. Poi lo sai, a me piacciono i contrattacchi del culo. Qual era quella a destra? Non l'ho vista. Invece di parlare, dire minchiate, leggi. A sinistra? Legge. Sì, ho letto. Andare fuori, legge. A sinistra? A sinistra? A sinistra? Allora, io direi o aumentiamo i PP, o aumentiamo i PP e la vita, o aumentiamo i PP e i danni. Vuoi aumentare la vita? E ora cosa scegli? Possiamo aumentare i PP o i danni inflitti con l'arma? Sono buone entrambe. Il dubbio ora che mi viene, cazzo, mi è venuto in ritardo, non è che queste abilità influiscono tanto sul livello di mana e di vita che abbiamo ora. Nel senso, se l'avessimo fatto dopo, quando adesso siamo a 151, prima eravamo a 130. Appunto, quello che sto dicendo io. Se invece avessimo aspettato, aumentando la nostra vita e i nostri PP... l'abbiamo aumentata. Sì, sì, prima, nel senso, salivamo di livello, aspettavamo che man mano aumentavamo col livello i PP e i PV. Senti, ormai è troppo tardi, okay, per dire va cosa bene. Dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare. Va bene, scusa. Comunque il mana no, è una barra in più rispetto ai PP. Sì, sì, non l'avevo visto. Quindi il mana ci sarebbe per i cartelli. Quando ricarichiamo il mana mangiando tacos? Ma no, non c'è il coso di tacos di Morgan Freeman? Senza Morgan Freeman non siamo nessuno. Che cazzo è quell'arco bellissimo? Non c'è un dildo come arma? Vuoi le ali da principessa? Non sono ali da fatina. Sono ali da diavolo. I'm evil. Comunque sì, ci mancano 4 bambini. Queste mutande di chi sono? Temi. Ah, possiamo cambiare. No, ma solo uno le possiamo tenere. Che ne distrae i nemici con la sua nobile voglio provare solo Butters per vedere. Butters. Cosa? All'aria così indecente che le sei naturale di tutti e prenderla a pugni. No, poverino. Quindi fondamentalmente Butters le prende sempre. È un capro espiatorio, mentre Kenny ha lo charm. Rischia di far colpire noi piuttosto che lei. No, distrae i nemici, può essere che non li fa attaccare, sai? Ma che abilità? Charm, Kenny schiocca un bacio ai nemici per coglierli completamente alla sprovvista e il bersaglio resta schifo. Incanta le creature della natura con la sua bellezza e le scaglia contro i tuoi nemici. E questo è un... Voglio sbloccare questo potere di Kenny. Kenny, principessa giapponese. Il calpesta a sangue le file di nemici. Io voglio sbloccare questo potere, per favore. Lo faremo, non ti preoccupare. Per te questo è altro, per Kenny. Allora? Stavo pensando che di personaggi giocabili abbiamo soltanto Kyle. Ah no, ci abbiamo pure Jimmy. Non abbiamo Stan? No, Stan c'è pure. Perché non c'è Teme? Perché Timmy serve solo per gli spostamenti. Teme. Allora? Jimmy. No, Kenny, voglio parlare. Kenny è così sassy. Sei un traditore, hai tradito Butters proprio poi. Io. Ma che è Kenny, principessa giapponese? Vedi, ha pure il bastone. Fai vedere Greg dal castigo, ricordo nel gruppo di Cartman. Ok, la casa di Greg. A sinistra. Ah, comunque ho visto dove si attaccano le cose di uomo orso maiale.
Aspetta un attimo. Sai che devo starnutire. È finito? Yes. Mi sembra che mi fosse venuto un colpo. Sì. Non lo so. Potremmo farlo anche ora, però fare dopo. Oppure non sbagliare. Tu mi fai sbadigliare. Sì. No. Tu. Io voglio un pezzo di pane Nutella. Casa di Jimmy, casa di Craig, casa di Craig. Perché non me la segna? Mettila. Forse a sinistra, Craig. Ah, qui, ce l'ho qua. Jamie, Jamie. No, no, forse non deve andare a casa sua. Ma è a casa di Craig, c'è scritto per farlo evadere. C'è scritto, fai vedere Craig, non è detto la casa sua. Guarda se è a scuola. A scuola, perché ha insultato. Ma se sta in castigo, a casa sua dovrebbe stare, no? Al mio paese. A me mi lasciavano fuori di casa. Tra l'altro non me ne ero accorto, ho rimesso la stessa maglia di ieri. Hey, new kid, suck my balls. Ti hanno fottuta. Dai che sono futtibili questi, non lo ricordo. Furia degli elfi, Ocio. Posizione botta e risposta, questo vuol dire che dobbiamo colpire con le magie. Ah, rotti il cazzo, eh? Che cazzo sta... Tua madre puttana. Allora, puoi fare la magia, ma noi invece facciamo una cosa di fuoco. Allora, ora che hai imparato la magia... Cazzo, non ho letto. Così ne colpisci solo uno. Ok, vai con lui. I have to go to the bathroom. Ah, puoi cambiare pure il tuo compagno, sai? Ah, figo. No, no, voglio provare qualcosa di bello. Charm. Charm faceva attaccare lui e distrarre i nemici. Abilità. Invoca la natura. Vai. Scuoti L, quello a sinistra, devi fare destra e sinistra. Devi premere X però. Vai, destra e sinistra, destra. Se no che cosa sarebbe successo? Gli ha fatto il dito medio. Che cosa sarebbe successo se fosse stato mangiato dai ratti? Non è che proprio ha chiamato le forze della natura a chiamatira. Parla con lei. A tutti che vogliono amicizie, pezzi di merda. Vogliono che noi siamo più amici con la gente, perché sennò siamo sfigati. Io non sono sfigato. Beh, bellissima la faccia del New Kids quando... Non è quella dopo. non bussi. E ci sta, Vabbè. Ci sta, uno ha bisogno dei suoi momenti. Cazzo è Bestie Domon, di nuovo. Brutto, non si capisce che cazzo dice. Kenny, che cazzo hai detto? Ma lo posso rifare? No? Maledetti. Ma ci sarà un obiettivo conquista tutti, ma il cesso è quello dove è morta la mamma di Craig. Di Clyde. Chi è sto Pete? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Corona druida. Don't believe everything you read on Facebook, okay? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Facebook. No, dovevamo andare indietro in realtà. Quindi dice veramente lei. Quindi questa è casa di Clyde. Clyde, è casa tua questa? Perché hai ucciso tua madre, Clyde? Perché? Perché Clyde? Perché non hai alzato? Perché non hai abbassato quella cazzo di tavolozza? Ma quindi è veramente la madre di Kyle e di Clyde è morta? È morta per sempre? Che storia. Vai a sinistra? Sinistra? Sì, vai a sinistra. No, no, con la mappa.
Avevo ragione. Ah, ecco, è in castigo a scuola. Avevo ragione. Dimmi che sono bravo. Dimmi che sono bravo. Dimmi che sono bravo. Smettila, mi fai male. Non ti ho fatto niente, l'ho fatto solo così. Che bello dare fastidio alla propria ragazza mentre gioca. Sì. No. Sì. Mentre fai i duelli PvP ti faccio così. No, ok, se non la smetti. Kenny si allontana, è furbo. Furba. Teme! Non l'ha attivata? Ha fatto Teme? Sì, l'ha attivata, Teme! Ma certo che... Tu... Action... Cos'era? Un action figures quella? Certo, tu vai a spiare ogni garage di tutte le città. Complimenti. Questa è una cosa degli alieni, secondo me la sbloccheremo più avanti. Cos'è sta canzoncina? New kids. Aspetta, ma che cazzo? Prova a incendiare con una freccia. Prova a buttare una scorreggia contro quel fuoco. Non posso muovere. Sì, che puoi. Vai verso quel fuoco, dove c'è quel fuoco. E ora premi... No, dall'altro lato. Ok, ora premi triangolo. No, cioè, e le due? E le uno? Figo, figo. C'è un modo per farlo comunque. R2? Prima lo sto facendo, aspetta, vai a provare. No, ti giuro, prima lo sto facendo. Guarda. Così. Quanto sono bravo. Toppa del duellante. Parrucca da dubstep. No, guardala che figa. Parrucca dubstep. Pizzetta a punta. Pozione del ma... Va bene. Apriamo questa porta e vediamo che succede. Guarda bene. Ma perché, mi chiedo io? Ma perché in perché in questa città non c'è nessuno di sano? È bellissimo questo gioco. Aspetta. Sei un vandalo. C'è un ricordacemi da quel lato. Che c'è da quel lato? Secondo me non c'è poco. Mi sei di andare, sì, da dentro la scuola. Questa non è la scuola, però. Cosa ha detto? C'è uno zaino là. Tra le due auto. Ma è la stessa cosa, perché ti fa andare? Snap sia ancora. Cos'è la snap sia ancora? Questa non la conosco. Tra l'altro, chissà se vedremo Satana in questo episodio. Dai un colpo a quel ramo. Quel ramo, a quel tronco. Con tanti, stiamo diventando ricchi. Che cazzo ce ne facciamo di tutti questi soldi? Oh. Ma è già attivato? Premi X. Premi cerchio. Dove stai andando? Posso toccare una di quelle poppe? Uff, schifo. È inquietante sto po'. No, visto chi c'è? Cioè, ma siamo troppo sfigati. Cioè, perché ci confondono con i gothic? No, loro sono gothic. Loro sono goth. Perché ci confondono con i vampiri? Noi siamo goth. Gioia. Prova a parlare con Henrietta, che è antipatica quanto Cartman. Oh, please. What goth kid walks around in those clothes? Allora sono dark, non sono gothic. Sono dark. È diverso il goth dal dark? Ma loro goth sono. What the? Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Ma io ne ho fatto...
Now don't sì. think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. You've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Convinto lui. Prova a parlare con questi bambini, guarda se si aggiungono alle tue amicizie. No, ci passi attraverso. Una cosa inquietante. Ok, quelli ti attaccano, se no. Ma quelli sono elfi? No, ah, cioè dobbiamo vedere questa puntata. Che cazzo c'è a destra? Chia, proprio gli hai messo secco in faccia? Vuoi provare a fare un'evocazione? No, dai, che non ci serve ancora. Quando allora, la tua arma lampeggia. Un attacco potente triangolo verso l'interno. Cosa preferisci levarti? No, perché con sua mano la scorreggia la userei dopo. Utilizza piuttosto il quadrato o una magia. Monos difesa. Minchia, l'arco di Kenny. Puoi fare. Prova se no lo charm. Giusto per provare. I see we're all at a stalemate. Vai con lo charm, premi X. Ma che cazzo? Sono sconcertato. Ma che cazzo? Cuore! Cuore! Ma quanto è figo. Onesta. Ma guarda che balla pure. Ops. Oh god damn it. Here they come. Che strozzo. I'll be out of here in 10 minutes. No, vuoi cambiare personaggio solo per... Troppo belli pubblici pelli carota. Ma ne avrei fatto anche a meno. Ma dai, sono potentissimi. Prova a spaccare quelle sedie, guarda che succede. Tra l'altro tu non sei mai entrato in questa scuola. No, no, ci sono le sedie. Aspetta, perché chef è morto? Rimetti là un attimino. Rimetti quella bacheca. Cioè, praticamente, è morta quella, l'autista? Sì. Anche quell'italiano è morto, è inglese. Ma davvero? E quella a destra era tipo uno sfottò, mi sembra. Poi, tra l'altro, lo sai che è quella tipo la seconda in mezzo? Stop. Il libro di Eric. Perché, guarda, stop bullying, c'è Butters. Infatti dice sempre, ma mi volete stuprare? Ma perché devono stuprare Butters? Ti sei tolta della vita. E non me l'aspettavo. Il signor Kim ti ha inviato un nuovo messaggio. Brutto slonzo. Ma il signor Kim non ci ha dato nessun oggetto? Brutto slonzo. Cippo monco. No. Cosce di pollo. Diciamo che sono un po' finite per essere le cosce di pollo. Ma gnam. Chi siamo noi per giudicare? Dillo in diretta. Non posso andare avanti se non ci sei tu. Oh, esagerata, mi attaccheranno tutti. Beh, a che mi è servito fare questa... What the fuck, rivolgo il fuoco per lanciare l'ulo del drago premier verso il basso e poi... Ah. Quindi quello che ho fatto prima io. Che bello. Il bello di questo gioco è proprio questo, che ti permette di fare, a parte tutti i vari oggetti che si possono trovare all'interno del gioco, perché non c'è l'oro ovviamente, però puoi interagire un pochettino con l'ambiente, non è male rispetto al 2, perché nel 2 non si poteva interagire così tanto. LOL, oggetti ovunque. Meccanismo, cioè veramente uno deve esplorare ogni cosa per trovare gli oggetti. Pozione del male, un broccolo. Cos'è successo alla mia scuola? Fl-
flacconi di crema solare. Perché? Fammi aprire pezzo di... voglio spaccare ora tutto quel coso. Vediamo cosa c'è là sopra. Un cippo monco. C'è un altro coso degli alieni. No, sono lì, a sinistra. Thank you. Tra l'altro ho attivato un'abilità speciale che ha ucciso quelli là. Ma mi chiedo... Poverini chi? Hanno provato ad attaccarmi. Poi perché lo... C'è stato a un certo punto il coso che è andato per i fatti suoi, sai? Che strano. Spero che non sia il joypad. Il... Devo andare nel suo ufficio quindi. Grazie signor Mackey per averci suggerito come superare questo problema. Quindi non posso andare alla caffetteria. Eccolo là. Qui ci saranno altri nemici. Eccoli là. Guarda, ti faccio vedere una cosa bella. Hai capito? Ah, guarda, ce lo dicono quello che dice. No, non ce lo dice. Vabbè, dai, cambia, mettiamo Butters, ho capito. Voglio compagnia. Però è forte Kenny, eh? Sì, puoi cambiarlo quando ci sono i combattimenti, se vuoi. Mi mancherà Kenny. Principessa bellissima. It's me, Paladin Butters. Non si sa mai, succede qualcosa. Che succede se dovessi... No! È una ficcata. Cioè, io potevo distrarre il nemico. Lentiggini di pel di carota. Bello. Potevo distrarre il nemico per farla andare... C'è poco Nutella, sto scherzando. Okay. Grazie, no, sto scherzando. Perché l'hai piegato così? Non è simmetrico. E così non ti sporchi le mani, no? Non è simmetrico. Grazie, As. Chi è As? È il mio culo, As. Capito? As. Attiva. Attiva la, il lavandino là. Dove c'è la mia faccia? Lì c'è una cosa gialla? Ah, no. Prova a vedere se la attivi andando là. Eh? Computer Lab? No. Ha detto che si trovava nel suo ufficio. Già, prova a spaccare quel lucchetto. No, no, là non fa aprire. Vai dove c'è la caffetteria allora. Ho detto, prova a spaccare il lucchetto con qualcosa. Prova a spaccare quel cestino. Prova a tornare indietro. Eh no? Non puoi andare in nessuna parte qua. Buona Nutella. È buonissima Nutella. Puoi vedere se da dietro puoi entrare? Dai dark. Secondo te lo incontro? No, non lo incontreremo. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. I see only Duff and Kay. You are a rotting corpse to me. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Come facciamo? Prova a ritornare. Secondo me abbiamo visto qualcosa.
po' difficile, però. Dobbiamo vestirci come loro per poter essere riconosciuto. Anche. Allora, il signor Mackey ha detto che troveremo la chiave nel suo ufficio. Il problema è come arriviamo nel suo ufficio? La caffetteria non ci fanno andare. Prova a vedere se spaccando questo coso puoi andare. No, no, aspetta, prova a spaccare. Ah, Butters si è messo a 90. Fai da Butters e premi L1. Anzi no, premi L1. C'è la mia faccia, non lo vedi? Premi, tieni premuto L1. Così, guarda. Vedi che si apre sto coso? Comanda amico. Perché non lo fa? Comanda amico, perché non lo fai? Ah, l'ho selezionato, ok. Quindi ora premo L1, L2... E scegli con LR, con R dirigi il tuo compagno, così, guarda. Come si? Oh mio Dio, che cosa dovrebbe fare Kenny in questo momento? Fammi capire. Mostrare un po' di charme, davvero? Perché non l'ha cambiato? Ho sbagliato. Gruppo R1X. Non capisco cosa ha detto, ma va bene. Ma non voleva lasciare. Ok. Oh wow, boobies. Must have. Must touch. Ma non sono proprio tette. Ogni amico ti può aiutare. L'icona di comando apparirà nei posti dove l'aiuto del tuo amico è richiesta. Ma non sono tette vere. Perché? Ne voglio ancora. Non si è mai pieni di oggetti. Gli oggetti non finiscono mai. Ricordatelo. Ok, vediamo. Questa è la stanza di Mr. Mackey? No. E questo? Bam. Vediamo se possiamo trovare qualcosa. Con tanti top del guaritore, flacone, spilla di... C'è di tutto in questo gioco, raga. Allora, riprendiamo invece il nostro sparo. Vediamo se possiamo colpire qualcosa. Oh, figo. Pensavo di poter colpire Kenny, invece no, non mi ha fatto colpire Kenny. Il cassetto l'hai aperto, vero? Sì, sì. Voleva aprire quella cosa, in realtà. Ma Butters che fa nella sua vita? Prende botte da tutti. Dici che la sua abilità è prendere botte e basta? Vediamo. Comanda amico. Non fa un cazzo. Butters non serve a niente. C'è un oggetto. Ah, sì, è l'oggetto di prima. Vediamo se... No, eh. Ok, vediamo se riusciamo ad abbattere i nemici senza doverli affrontare. Sì, c'è un modo. A parte quello. Hey Ginger, your heart is black as your nose is on brown. You can take the brass key from my cold dead hand. Oh, prima o poi devo colpirlo, no? A lui invece. Perché? You can take the brass key from my cold dead hand. Non posso. Però posso spaccare. Dopo lo prendo. Vediamo se Butters fa un comando amico. No. Sono curioso di vedere se Kenny fa un comando amico. No. No. Intruder alert. Io colpito prima lui. Però è figo, però sono tutti abbattuti. Allora, possiamo fare una bella cosa. Lui ha lo scudo. C'è bisogno. È debole al fuoco, meglio al fuoco. Sì, esatto. Ciuppalo.
Chuppalo. Vai con le frecce? Con lo charm. No, vai con le frecce? Con lo charm. Vedi che ti diverti con le frecce. Lo so, poi faccio le frecce pure. Tanto è morto. Poppe! Poppe! Sì, sì, poppe! Vedi, le poppe sono belle. Vai con le frecce ora. Vedi, non è morto? Pausa di pan di zenzero. E noi ti diamo un manganello grosso. Così. Easy. E tra l'altro avevamo battuto anche gli altri. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Attention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, we're gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, well, even if he has a brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Cioè, vedete, ci ha rivelato ogni cosa. Buoni. Mi vuole far ingrassare. Oh, siamo pieni di pozioni piccole. Vedi, tu non le vuoi usare, eppure non serve. Perché ne abbiamo abbastanza. Io non le voglio usare. Sei tu che non le voglio usare? Io? Sì, sono io, è vero. No, raga, io veramente anche in Pokémon non usavo mai gli oggetti. Oh mio Dio, cos'era questa scimmia morta? Era in qualche puntata. Nemmeno io. Figure, tu sei quella che le ha viste. Sì, c'è sempre Cartman coinvolto in qualche cosa. Li ho presi tutti gli oggetti. Penso di no. Infatti, abbiamo solo la chiave d'ottone, giusto? La chiave d'ottone apriva questa. He's here, guard the key. Che casino. Ci penso io, non ti preoccupare, milady. Vedrai. Forget the key, protect the front lines. Vedrai che il tuo sbigi ti saprà sorprendere. No, non così, aspetta. Hai ragione. Che è il devasto proprio, non abbiamo lasciato nessuno in vita. Senza fare praticamente niente. Sì, infatti. Ma quello là è uno che dobbiamo salvare? No, no, no. Quello è Clyde. No. No? Tra l'altro Clyde si vuole vendicare di noi, quindi dobbiamo stare attenti. Cioè di noi, di Cartman si vuole vendicare. Mamma mia, ogni volta mi viene da correre col quadrato. No, quello lo possiamo colpire, ho paura che... No, vai, avvicina, io Hi, my friend. Sono amichevole io. Oh, Butters dovremmo usare. Butters. Che cazzo di abilità avrà Butters? Sono mi puoi picchiare? No? Ma posso fare un po' il bullo una volta ogni tanto in questo gioco, no, vero? Non lo posso fare su un phone destroyer, lo posso fare qui. Ma, cioè, guarda quanto è divertente. Come fa a non divertirti mentre picchi la gente che svenuta? Guarda come si muove, guarda come saltella. Ma io non sono sadico, solo che... Questo è essere sadico. È essere gentile, perché almeno gli mostri che sei interessato alla sua salute e lo continui a picchiare. I sure hope the gold key is in there, or else the quest for the silver key has been all for nothing. Allora, non era questa la chiave d'argento? Sì, che è tutto così lineare. This is Mackie's lair. One wrong step and we could end up in detention. Ok, cos'altro c'è da spaccare senza distruggere mezza... Anche questa cosa possiamo rompere. No. Siamo sicuri che era meglio farlo? Non è che ci serviva per dopo. Ovviamente non
Già. Minchia, mi manca la scorreggia. Quale? No. Nemmeno quelli, vero? No, no. Ragazzi, vi chiedo scusa se esplodiamo ogni cosa, ma sia pozione della salute piccola, asciuga. Perché ha dei peli? Ho avuto paura per un secondo. Stiamo distruggendo veramente tutto l'ufficio. Non dovevamo fare danno e grazie a me abbiamo fatto un ultra danno. Ok, la chiave serviva per qua a sinistra. Ogni volta vado a picchiare Butters, poverino. That's far enough, intruder. Where's your hall pass? Che cazzo è? No hall pass? Then it's time to write you a referral. LOL. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? Io mi aspettavo di trovare un ratto come boss, invece no. Va bene. Pezzo di merda. Cioè l'ho parato e mi sono fatto un casino di male. Ma la scorreggia colpisce tutti. Nessuno. Non me la fa usare perché non abbiamo abbastanza mana. Abilità. Attacchiamo lui che ancora può attaccare. Che dici? Io c'ho paura però che ci fanno abbastanza male. Quello dietro. Attacchiamo lui o attacchiamo quello più forte? Io direi di attaccare quello più piccolo per diminuire un attacco. It's me, Paladin Butters. Vai, Paladin Butters, facciamo questo, che dici? Non è debole, però. Ok, facciamolo. Morto. Fuori uno. Quello lì sta venendo un attacco. Non me ne ero accorto. Chiedo venia. Nah. Non lo posso fare. Cazzo. E quindi ora ma... Usiamo la magia. Facciamo questa. Almeno l'abbiamo stordito, così non fa niente. Dobbiamo eliminare quello dietro però in qualche modo. Vediamo se riusciamo. Facciamo una manina a Gnocchietti. Facciamo un martello. Può colpire quello là dietro, perfetto, colpiamo quello. Stoca. Quello si cura, figlio di Ndrocchia. Sì, sì, ora facciamo di nuovo questo. Sta a 20 di vita, pezzo di cesso. E niente, rifacciamo di nuovo così. Ma no, ma la mano santa non funziona contro se stessa, no? Anche se avrei preso Kenny, sai? Io non lo faccio giocare a questo. Dimmi che sono troppo intelligente. Abilità, non possiamo usare le magie, quindi vado con Butters. Che l'ho fatto in tempo, cioè pensavo di essere andato troppo in anticipo. Sai che forse l'attacco alla scorreggia lo potevamo fare col triangolo e lo stesso... No, tanto è morto. Vuoi provare lo stesso? Però vedi, non ce lo ricarica il mana. Penso ci siano gli oggetti che permettono di ricaricare il mana. Shhh, fatemi assistere a sta scena. No, comunque hai visto... Ah sì, ce l'ho io. Comunque hai visto chi c'era? No. Quella là che... davano per brutta e si è dovuta rifare tutte le cose di fotomontaggio. Lì a sinistra, vedi che sta scappando. Davvero.
Cioè, così non siamo stati puniti né niente. Che bello, siamo salvi, ragazzi. È bello quando è così. What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Abbiamo un nuovo amico, si chiama Gray. Ma non vomita mentre giro così, guarda come giro. Io voglio tornare a scuola, aspetta. Io se c'è qualcosa, secondo te saranno ancora i rossi? Buongiorno. Cioè, abbiamo fatto il devasto in questa scuola. Ah, non ci vanno più entrare nella cafetteria. Ma poverino. Ma che ha fatto di male? Tra l'altro non siamo riusciti ancora ad aprire questa cassetta. Ah, ce l'ho fatta, l'ho aperta. Se hai bisogno del mio aiuto, chiamami, avvolgerò i tuoi nemici da ogni parte con lo smog di Shanghai. Che bastardi comunque. Abbiamo sbloccato la mazza del risanamento. Non solo aumenta l'attacco per 3, ma in caso di attacco perfetto cura di 5 PF, del 5% di PF. Non, perché c'è una persona con una luce lì, imbarazzante? Sì, è inquietante però. Può essere. No, lo sai perché non vorrei togliere quest'arma? Perché abbassiamo la difesa del bersaglio. Non è male come cosa in più, eh. Tanto per la cura abbiamo Butters ancora. E sai che facciamo tre attacchi? Proviamo. Come le frecce pure per 3 dovrebbe essere la corona druida. Più 2 armature diminuisce gli attacchi nemici e rigenera di 2 pp per ogni turno quando si è all'aperto. Io la metterei. Cioè comunque è buona. Però cambierei. Non si vede. Con la frangia. Ok. Intanto vado a vedere come stanno quelli del clan, ragazzi. Un bravo co-leader si preoccupa sempre dei suoi membri. Anche se non sono attualmente nelle vesti da co-leader. Che dire, possiamo arrivare secondi. Mancano 7 attacchi. Io veramente mi auguro che i ragazzi non se lo dimentichino, perché veramente sarebbe un peccato più che altro. No, non mi piace. Lo sai che la barba non mi piace. Infatti non vedi come ce l'ho lunga. C'è pure un livello 11, ha fatto 97 punti. Comunque in media i primi 7 hanno fatto da 114 a 95 punti. Quindi in media quanto dovrebbe essere? 92? No, i primi 7 dico, hanno fatto. Il massimo ha fatto 114 Mandip e Matt Tegri di 95. Ah, vuoi farti proprio la media dei punti? Sì, vuoi sapere la media? Io non è che sono Dio che ti posso dire tutto. Dimmi i punteggi. Sono 95, 95, 97, 97, 98, 111 e 114 e devi fare tutto fratto 7. Uno di media. Ora fai per 7. 707. Sì, e somma 82, 81 e 44. E quanto viene? 914. Abbiamo fatto 91,4 di media i primi 10 e non è male. Però pensa che poi quelli dopo hanno fatto una media bassa. C'è 0 0 0 1 1 3 22 22 23 43 44. Cioè, più che altro mi dispiacciono per 3 zeri. Sì, no, no, non è, non suona. Più che altro mi dispiace perché vabbè, dai, una ogni 3 battaglie si può fare, una ogni 3 guerre. Però
Perché abbiamo fatto, avevamo un bel, una bella cosa. Secondi, primi, secondi, primi, primi. Tenendo conto che quando siamo arrivati secondi è perché non abbiamo attaccato. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. Ma Maurizio! I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. No. Grazie, 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 grazie. Io sono un circo coglionazzo. A carrier raven has come with news that the stick of truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the bard. Di Jimmy. The bard? Oh god, not the bard! The bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Premi. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cut a spell from a distance can save you in battle. La petomanzia. Yeah! Hai capito come l'ha presa quella magia? Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. A conchetta. Ma come mai c'hai quella fascetta? Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, hey, Malkinson! Malkinson, could you come help us with something? Don't have to take his goofy. Yes? Oh, hey, Scott, could you spar with me? L'abbiamo fatto pure nel 2, se ti ricordi. Now, Juiceback, come and bail! Poverino. Povero Scott. Ma io Scott ancora non l'ho mai visto in una puntata di South Park. Secondo me, non lo so. È un peccato perché è diabetico, quindi fa ridere. The bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the boat and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Sì, sì. No, però se c'è già in questo gioco vuol dire che qualche puntata delle prime... Sì, infatti. No, allora, che è apparso... Mi ricordo... Dove? In mano. E la tua spada? Premi il menu. Vai in inventario. Cambiata. Sì, forse perché siamo passati a un livello successivo. Fai vedere che fa questa bacchetta dell'arte magica. No, non mi piace. Quindi mazza di risanamento, vedi, ora c'ha forse qualcosa. No, strano. Boh, non lo so perché si illumina. Prima non si illuminava, figo. Figo, vai a sinistra. Vai da token là in alto. Dove c'era token? Non c'è più token. Puoi estrarre quella... Cioè, ma tu ti immagini la madre di Cartman che ha tutto questo casino lì dietro... lì dietro nel giardino e ogni volta deve stare ad assistere. Però ammettilo, c'è una bella vista. Ti manca lo stile di gioco del 2? Sì, un po'. Vero? Tante cose come il menu di gioco era un pochino più... Più ricco, sì, sì, sì. There it is. The inn of the giggling donkey. Diciamo che questo gioco è più semplice, secondo me. The bard is hiding out in there. That's what Twitter says. Carrier Raven bard. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag. Let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The inn of the giggling donkey harbors the scum of Alzara. A glass of meadow wine, please. No meadow wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? Coglione. Anti-scam. Sai che tutti ci vogliono picchiare. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah! And I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you.
povero Jimmy. Tanto diventerà il nostro... Oh, guarda, Tormino e Pompadour. Chissà se... Chissà se li incontreremo. Al buio. Vabbè, tanto abbiamo il... Ah, puoi illuminare se vuoi la... La candela in basso, vicino all'urlo del drago. Spara. Spara questo. Prova a colpire... Quella candela. In basso. In basso. Sulla in basso a destra. Non te la fa colpire. Puoi aprire però anche lo sportello. C'è un gargoyle. Che cazzo? Ma io non ho capito, siamo a casa di Jimmy, no? Dove siamo? Ah, puoi aprire lo sportello. Inquietante quel pipistrello. Brandello di mantello. Guadagneremo dei soldi. Che che risata malefica comunque. Comunque ci sono tanti richiami e sono ben nascosti, ragazzi. C'è anche un coso, una cassetta, uno scrigno che puoi aprire. Elsa di spada rotta. Comunque a sto punto penso che potrebbero utilizzare i sci-fi come... Santi sgamo. Potrebbero utilizzare i sci-fi come prossimi personaggi del videogioco. Anche se io penso che fare i messicani sarebbe troppo top. Hanno fatto, scusi, i super. Hanno fatto i fantasy. Hello? Cioè, perché non fare i sci-fi? No? Star Wars, tipo. No, effettivamente fare un... Che faccio? Vado, non lo capisco. Vai da lui, sì, vedi se ti fa qualcosa. Oh, Jesus, it's the bird! Oh, Jesus! Prepare for battle, weaklings. Fall in! Douchebag, it's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. With magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Magical songs of enchant. With magical songs of enchant. Guarda lì che lo... Magical songs of enchant. Ma perché si intrippa? Ma perché si intrippa male? Non lo spieghi perché si intrippa male. Ma è troppo bello da sentire. Ha smesso lui, eh. Ma che cazzo. C'era un giorno una vergine, una dama alle valle tagliente, non ero quasi, ma di gola accogliente. Oh mamma. L'evocazione funziona. Ok, fai quello. Ah, cos'è sarebbe? Proviamo? Allora, ma se ah no, ok, no, no. Se ne tolgo uno. No, pensavo che infliggesse a tutti quanti il danno, capito? Invece no. Mazza il risanamento e l'arco invece solo uno può colpire, vero? Palle. Però vorrei colpire io l'arciere. Sinceramente mi spavento più dell'arciere. Se no facciamo così, va. Sì, lo so, a scegliere sono ogni volta. Vai di fuoco. Forse è meglio l'arciere. Abilità. Col martello non facciamo. Con questo non possiamo perché facciamo solo una fila. Attacchiamo direttamente. Bello che non lo si vede, Vatter, se c'è la mia testa, maledetta. La mia lancia le arriva fin dentro il diaframma, la dama della valle era proprio tua. Pesante. Jimmy, infatti, è un personaggio che non viene cagato, però è fenomenale, secondo me. 156 di vita. Puoi scorreggiare? Ricordati che magari... ma penso che tolgo che mi si toglie mana. Proviamo.
Vedi? Tolto mana. Mi hai fatto 101. Spam proprio. Come io ho fatto? Spam. Spam. Col mio salsiccio dovrebbe dare un colpo. Ma di gola qui. l'ho visto che sta morendo il povero Bata. Infatti ora lo cambiamo. Ora passiamo alla Princess Kenny. Oppure, visto che mi sta un po' sulle palle quel tipo. In the face. No. Spero di salire di livello, che carino. Get down there and finish them off. I will protect the stick of truth. Ok, secondo me puoi ucciderli in qualche modo, Tra l'altro di pozioni di cura siamo strapieni, potremmo vendere qualcuno. Ah, aspetta. Puoi sconfiggere questo tipo facendo la scorreggia. Ora che più scorreggia di solito, tieni premuto R1 e petomanzia fino a che non è... Tieni premuto R1. Ok, passa a destra. Comunque a quest'ora nessuno fa un amichevole. Così? Sì? E cosa devo fare? Premix. E ora tienimi... Seleziona e tira R verso il basso. E tieni premuto L verso... Ok, devi premere quello a destra verso il basso. La L verso... Che sarebbe quella a sinistra. No. Riprova. Ok, ora... Premi L verso destra e R verso l'alto. Ora. Esatto così, riprova però. No, dall'altro lato. No, ma non devi fare questo, ho sbagliato io. È l'urre del drago, devi passare dall'altro. Tieni premuto R1. E vai sulla mano, ok, sopra. Vai. Premi X. Non te lo fa fare. No, allora veramente ho la petomanzia, lo devi fare. Ok. Tieni premuto R verso il basso. Ok, mira con la L verso destra. Brava. Prova. Ok, ce l'abbiamo fatta. Forse lo puoi fare anche su quella candela. Prova. I nostri peti incendiano ogni cosa. LOL. Una via di fuga. Che dice Ace, coglionazzo, apri qua. No, non possiamo passare là che c'è l'acqua. Dovresti disattivare quel pannello elettrico, secondo me, in alto. Prova con una scorreggia. Ah, c'è Craig là sopra. In alto a sinistra. Aspetta, vai. No, no, aspetta. I'll handle this. Ow. Ow, my ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Oh no, we're locked in. We're stuck in here forever. Your ankle is stuck in there. I think it's twisted. You guys go ahead. I've done fine. Prova a sconfiggere con una bella scorreggia. Occhio. Faccio io la scorreggia? No, non con questa, con l'altra. Anche. Occhio, occhio, quello arrivo. Whatever. Minchia, ne è rimasto uno. No, quello è spaventato, secondo me gli puoi parlare. Sì, sì. Sì, sì. Usa L1. Ah, fuck me. Ok, spar. No, sopra, comanda amico, sì. Uh-oh. Com'era? L2, mi sembra. Tieni premuto L2. Prova a vedere se lo fa, Butters. No, vero? Non lo fa? No, forse sì. No, forse... No, forse si sta spaventando e non vuole più combattere. Capito? Niente, lui vuole rimanere là. Messia rimarrà là. No, devi combattere forse con quello allora. Vedi? 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 Aspetta, no, usa Butters per... Usa Butters per curare Craig, a quanto pare. Chissà se c'è qualcosa là dietro. Sì, sembra un po' confusionario il gioco, però in realtà ti suggerisco. R2.
Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? Get out of here. Vabbè, effettivamente è un paladino, eh. Nothing a level 12 thief can't take. You guys go ahead. Sì, effettivamente lui è un paladino. Lui cura ogni male. Funny old tank! Someone help! That came from the kitchen. Sì, è nel cucino. Come on, the wizard's in the kitchen. We gotta help him. Take that. Sai che potevi fargli cadere il lampadario in testa? Già. Soprattutto con compassione. Utilizza Gran Gaiol, coso, maso. Vai, fai sparire quello piccolino che c'è davanti con lo scudo. Sì. Non lo sapevi. You suck! Oh boy, we won! Your word is the command, my lord. Shall I heal the king, my lord? Però è lì. Maybe let him suffer just a little bit more? Però è lì. Io sapevo di questa evocazione, però è lì. Non è sparito. Sarà facendo compagnia a Britney Spears in questo momento. Oddio. Poi ti chiedi perché mi piace bei cazzi. Bei cazzi. Bei cazzi. Cosa gli sta toccando la salsiccetta? Come se Kenny si facesse stuprare. Apri, aspetta, aspetta, apri il... Prendi tutto. E prendi quello che c'è là. Prendi anche quello che c'è là. Prendi anche quello che c'è là sopra. No. Scusate, ogni tanto devo scassare il cazzo della mia ragazza, perché sennò si dimentica di essere la mia ragazza. Lo sapevo io. Ti stavo per dire, non lo fare mentre sei giù. Bello perdere così. Spero da qui, sinceramente. Si salva, non si sa mai. Con lo start. Questa è una bella morte, ragazzi. Il bello delle dirette è anche questo qua. Butters! Non si è fatto un cazzo, Butters. È immortale. A distruggere qualche nemico. Più che altro, salva. No, puoi prendere qualcosa dal tavolo. E quindi cosa ti ha fatto prendere? Salva. Le mele mi ha fatto prendere. Salva. Tra l'altro che bello, ho cominciato a fare dirette su South Park Farm Destroyer. Non è male. Qui? Sì. Chissà se mai faranno un nuovo gioco su South Park. Se non è ancora, potremmo aspettare. Cos'è Autolag? Ah, non ci ha trovato il gioco? Davvero? Vado al piano di sopra. You're not getting past us, fucker! Sì, infatti non ci ha trovato. Aspetta un attimo, ragazzi. We should give this in a really mean online review after we're done killing everybody. Hello? Use your magic on the front door, douchebag! Hey, open the door! Somebody get open the door, you guys! Use your magic on the front door, douchebag! Ma secondo te? For the KKK! Che è successo? No! No, sono entrato. Grazie.
No, potevi forse. Vabbè. Vabbè, siamo tutti, no? Mm-hmm. We're gonna send you straight to heck! No, posso ottenere solo 5 tag. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minchia, io sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Come mi puoi fino a 5? Oddio, santo, più gli altri. Fai questa. Fulmine. Sì. Ma aspetta, io ti consiglio prima di fare la manina al New Kids. Al novellino. Peccato che non si cura. Ora fai la magia del fulmine. È rimasto solo lui? Vai con una botta di non lo so. E ci ammazza questo. Si sta caricando. Devi fare una mossa con la scorreggia. Posso usare il triangolo? Prova. Fai il triangolo. Vai. Troppo tardi. Troppo tardi. E niente, allora fai non lo so. No, non fare cura. No, non fare cura. Ma tanto ormai no, non è importante. Perché già l'ho subito l'attacco della fiamma. No, non ti preoccupare, un turno dura. Cioè, secondo me non ne vale la pena, capito? Perché la cosa pericolosa è che si sta caricando quello e ci fa male. Troppo presto. Occhio, eh. Ti rovino bello. Minchia. Prova un'evocazione se vuoi. Ci ammazzano. Oppure se non vuoi fare l'evocazione, una cosa che potresti fare è riportare in vita Coso. Però rischiamo di morire, eh. La magia non la puoi usare invece. Puoi usare lo stordimento se vuoi. Usa. Però devi avere il tempismo, eh. Ma come io? Ti devi imparare. Guarda. Come si fa? Lanci la polverina magica. Appena fatto un stordito. Come non hai pazienza? Ma se l'hai fatto fino ad ora? Oh, si vede. Pozione di rianimazione. Che sono bellini, vero? Ok, vai. Mi hai inflitto un cazzo. La cosa non fa niente. Oh, non è... Però aumenta. Prendi la fai. Non ti richiamare più nessuno. No, posso richiamare soltanto una persona. Ti mostro il mio martello del potere. Si è ripreso. Possiamo fare questa. Però secondo me lui è di fuoco, quindi la vedo male. Fai l'evocazione. L'evocazione, ora? I'm gonna do my war dance now. Perché? Perché? Che cazzo l'abbiamo usato a fare la pozione della rianimazione? Where's the king? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus 4. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Cioè, ma ti rendi conto che hanno distrutto tutta una stanza? Sei un po' stanchina? Ti vedo. Infatti ora se vuoi stacchiamo, parliamo col bardo,
per evitare che appunto la principessa Candy possa essere stuprata. No, sto osservando un po' in generale. Forse con la freccia puoi colpire la bottiglia e prendere il top. Che palle, io spero di poterla rompere, invece no. Mio tappo. Mio tutto quello che avete. Datemi tutto. Scusate. Sai com'è? Se li picchi si dice che ti droppano più oggetti, guarda. Vedi? Qualsiasi trombone. Non me ne dà più oggetti, bastardo. La tua schiena ha fatto crocco o sbaglio? No, perché noi da là veniamo. Ora, ci sono... Nella stanza di Jimmy? No, è bloccata. Ho paura. Altro che stupro. Dici che ce la fa? Provaci. Secondo me... Ok, proviamo, dai. What the fuck? Potrei colpire questo o questo? Casino. E ora? Aspetta. Ah, mi fa spaccare. Spaccati, pezzo di merda. Muori. Non mi fa spaccare, maledetto. Che cazzo devo fare allora? Aggiornamento. Craig ora è single. Ma che cazzo? Perché soprattutto? Allora, abbiamo fatto tutto sto casino. Ah, forse con la scorreggia? Se si fa così? No. No. Non lo fa fare. Visto? Non è che dovevamo aspettare quella palla. Però è strano perché vedi, ci dice arriva fino a qua. Poi teoricamente qua dovremmo spaccare. Non ce lo fa spaccare. Poi questo aggiornamento a cosa intende questo? Vabbè, raga, te ne vai lì e combattilo. Prova a colpirlo con la scorreggia lì. No, non penso che faccia differenza. Non è che dovevamo aspettare veramente che quella palla non... Mi sa che non possiamo salire, dobbiamo veramente cercare un modo... No, dobbiamo proprio salire in qualche modo. C'è qualcosa... c'è qualcosa che non vediamo. C'è qualcosa che non vediamo, ci dobbiamo arrampicare al filo e arrivare fino al letto. Beh, ci avevo provato prima, non ci ero riuscito. No, secondo me c'è un altro metodo. Perché non ci possono lasciare così senza... Capito? No, è troppo indietro. Troppo, troppo. Dobbiamo rifare le boss fight e quant'altro. Non vale la pena. Allora sposto la lì con la scorreggia. Ma no, secondo me c'è proprio qualcosa che dobbiamo fare che non vediamo. Fai l'urlo del drago. Però dall'altro lato, dall'altra stanza non può. Non posso, non c'è la chiave. Io non lo so. C'è qualcosa che possiamo fare, secondo me. Non ce ne stiamo rendendo conto. Nemmeno. Secondo me no, guarda. Invece sì. Questo qua, l'1. Ma secondo me non è rilevante da questo, eh. Intanto ricarica.
Secondo me non c'entra nulla con questo. Che ora ti faccio vedere. Che quello dobbiamo per forza spaccare. Niente, per forza sì dobbiamo fare. C'è qualcos'altro che... Ah, ecco la scaletta. Già l'abbiamo abbassata prima, non ti ricordi? Sì, ma c'è qualcos'altro che ci sta sfuggendo. Kenny? Kenny? Kenny, porco Giuda. Perché vedi, là ci dice che lo dovremmo spaccare questo pezzo. Aspetta un attimo, no? Prova a vedere se spaccando qualcosa nel muro... Come si vedono i compagni? Ma poi tra l'altro, cosa come sono? Come si vedono i compagni? Non ne abbiamo compagni, comunque gruppo. Dove? Però non ne abbiamo, vedi? C'è qualcosa da fare. Non la vediamo. Guarda nel muro in alto. No, non con la scorreggia. Che figo che sembra che fa la magia. La magia della scorreggia. No, allora, perché a me non l'ha fatto? No, ora voglio sapere perché a me non l'ha fatto. Sì. Ok, ora che abbiamo salvato la principessa Kenny, stuprala. Stuprala tu. My hero! Penso che abbia detto quello. Livello 5, abilità sbloccata. Cioè... Scusate. È rimasto imbambolato, come ogni batter. Ogni volta batters rimane. Va bene, vediamo di andare a parlare con questo bardo e convincerlo a passare dalla nostra. I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Kenny, devi usare Kenny. Vai. Ti va. Good job, Princess Gone Wild. Double D buddy powers. Che coglionata, raga. Però almeno fa ridere, questa è la cosa bella. Scusate. Ci sono tanti ratti e stanno tutti guardando Kenny. È una cosa inquietante. Chissà perché. Puoi azionare. Ah sì, devi fare la scorreggia dove c'è la candela. No, cazzo, si è spostato in tempo. Bastardo. E niente, devi combatterlo. E quel ratto grosso? Perché c'è un ratto muscolo? È un cippo monco quello? Picchialo! Quindi ora abbiamo finito le evocazioni, cazzo. Vai con una bella magic. No, che cazzo è quella cosa sotto? Minchia, simpatica. La vuoi provare? Quando i fili si toccano. X. Che mossa. No, quello dietro, vai. Sacerdote elfico fa ancora più male. Oppure questo. Ricordati di fare la L. Fai i topi. Siamo in fase tattica. Questo qua. Ricordati la levetta sinistra. Quello con cui muovi. No, quello è.
Vai. Comunque fa morire. Troppo forte come mossa. Ma che cazzo fai, bonus armatura, che ora muori. Pivello. Non è nabbo come noi. Che altro, scusa, se Craig dice che è single, vuol dire che si è lasciato con Twig? Non si fa. Cosa, i guanti del Silvano? Noi cosa avevamo? Questo. E i guanti dei druidi? I druidi? No, hai capito. Metti quello a livello 4, se no, sì, questo. Sì, sì, metti questo. Abbiamo pure una nuova armatura. Più 8 di armatura diminuisce l'attacco ai nemici, non male. È bruttissimo, solo so. Ma cosa faceva invece quella da mago? Metto comodo, ragazzi, scusate ma mi sto un po' stancando. Nel senso, un po' di stanchezza si inizia a far sentire. Noi utilizziamo abbastanza magie però, eh. Io userei più quella del mago. Onesto. Mustache, 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 mustache. Se sei un druido e ti hai l'elmo del druido, ci sta. Baffi del barista. No, barba da mago è bella però, niente da dire. Parrucca da dubstep, i ragazzi di oggi lo adorano. È bellissima, guarda, stupenda. Non direi. Non la vedo nemmeno. Non si vede per nulla. Forse le possiamo mettere le toppe. No, non ce la fate ancora mettere. Prendi i tappi così possiamo potenziare le carte in guerra. Anche io dovrei fare uno scorreggio, ma non lo faccio solo perché sono in diretta, ragazzi. Potrei far esplodere la televisione. È comoda sta poltrona, comunque, eh? Povero ratto. Che cazzo d'animalista sei che uccidi pure i ratti? Prova a far esplodere anche quella lanterna là sopra, in alto a sinistra. Ma tu la vedi l'onda della scorreggia che avanza? Cioè sembra un'onda energetica. Inquietante il fatto che tu debba andare fino a là. Che mi si eccita ogni volta che scorreggi? Prova a picchiarla. Perché se tu vedi si illumina. Cioè, prova a colpirla prima con la freccia. Brava, sull'ascella. Ava come lava. Try it. Ora scorreggia come se non ci fosse un domani. A cosa è servito tutto ciò? Ah, non ti faceva andare sennò prima. C'è una cassa. Occhio, occhio. Falla prima. Falla ora. Spara a quella cassetta. Si sa mai, muori. Oh, cazzo. Abbiamo ammazzato qualcuno. Ah no, siamo entrati nella stanza di Jimmy. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your. Step forward now and fulfill your. Step forward now and fulfill your destiny. Step forward now and fulfill your destiny. You're no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine. You want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Devo combattere io, davvero?
Oh, Genus Cry Superstar dei poveri. Incubo. I topi a livello 4. Troppi topi. Che dici? Folgore i nemici? Oppure utilizzo la mossa di Kenny? Meglio utilizzo la mossa di Kenny. Arco. Posso colpire il bardo? Sì. Non lo so, però l'arco non è molto forte. E col bastone ne ammazziamo un paio. Non so cosa fare. Posso fare questo nemmeno. Questo qua potrei stordire, però. Infliggo poi. Ma infliggo poco. Va bene, facciamo a modo mio. Io posso chiedere. Perché guarda cosa voglio fare. Kamehameha. Visto? Così volevo fare. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wow, what a terrific target. Tocca a Mua. Ora ti fotto, stronzo. Prendi un po' di polvere magica. Niente, ma Kenny, come facciamo ora? No. Io volevo vedere Kenny, non volevo vedere. No, devi aspettare il turno. Addormentato uno. Quanti ne abbiamo? Ne possiamo utilizzare un altro, ok? Quindi semplicemente facciamo così. Nah, minchia, 1200 ha effettivamente. Kenny, cosa facciamo con te? Scricco un bacio e cogli completamente. Resta schifiato, non ora. Non è che fa tantissimo, eh. Certo, no, non volevo usare l'arco mongolo. Siamo qui, siamo carica di 15 mana, no. Serve mettersi Butters, secondo te? Secondo me no. Però ha i PP. Costa un turno però cambiare il personaggio, quindi no, ancora no, non lo facciamo. Quando siamo senza vita, lo facciamo. Cosa fa Charm invece? Poi con l'arco. Cosa faceva Charm? Non mi ricordo. Distraeva e abbassava l'attacco. Perché dare il bacio e lo rende schifiato, non penso che faccia qualcosa di utile, però possiamo provare. Proviamo? Proviamo? Bacio epico. Ah, e possiamo attaccare pure. No, stiamo attaccando con coso. Che a 61. Ma quindi fa l'attacco. Close your eyes, no more thinking about get your troubles. Sleep now with Jesus. For you are blessed. Comunque Jimmy è bellissimo, eh. E dice che bersaglio fantastico. Non dice nemmeno che pubblico fantastico. Dirty wench. You want a piece of me? Sai, cambierei personaggio, però ancora Kenny può resistere. Sì. Niente, infliggevo di più e l'attacco pesante. Grazie, fatto apposta, l'attacco pesante. It's me, Paladin Butters. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Butters, vaffanculo, mi serve un cazzo. Jesus. Che sito è?
credo mai a sti siti. Canzoni di protezione. Cazzo, dovrei fare la scorreggiora. Non la posso fare. No. Non me l'aspettavo questa. È attacco ormai. Devo fare. Nota marrone. No. 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 Bastardo. Nota marrone. No, ora. Aspetta. Cosa facciamo? Stordiamo? Anche se ha poca vita, però. Tieni premuto R fino a che non vedi il gas, quindi premi su. R è quello a destra, sì. Che ho 267. Manina. There you go, Al. Chissà che cazzo gli fa, secondo me non gli fa. Ma gli sparo un martello di Cristo. Morto. Comunque hai visto come l'ho fatto? Cioè, gira, gira, gira e poi quando si illumina, pam. Quale bastone loro? Ma è un cazzo di portatore d'handicap, figlioli. Stampella della debolezza. Ci abbiamo picchiato un portatore di handicap. Mi sento proprio un super uomo. Cappello d'elfo Silvano, figo. Un anello. Hai visto che c'è tipo un anello? Abbiamo sconfitto anche Jimmy il bardo. Pensavo che si unisse a noi, invece a quanto pare no. Stai salvando per chiudere? Sì? Ok, allora quindi terminiamo qui. Secondo le direttive della padrona di casa, dobbiamo fermarci perché qui. Sì, sì, è luna. Sì, infatti è tardissimo. Quindi, che dire, questa avventura a me sta piacendo, non so a te. Forse era più emozionante quella dei super. No, sono belle entrambe, dai. Diciamo che questa qua è tutta una perché cosa continua. Come, Capitan Diabeto non è il tuo preferito? Ragazzi, stiamo giocando a Fond Destroyer. Vabbè, ma Chaos è buggatissimo, lo stanno usando tutti, infatti. Cioè, io vedo persone come Faro utilizzarlo anche quando vanno in bagno. Sai com'è? C'è la fila. No, let me Chaos, com'è che fa? Se stai scrivendo... No, cosa ha detto? Se stai... Yeah, Butters ha detto: se stai scrivendo di questo gioco ai tuoi amici, digli che spacca. Quindi, ragazzi, siccome stiamo parlando di questo gioco spacca. Compratelo anche voi. Grazie a tutti di averci seguito. Grazie anche da parte di Lady Sbigia che se n'è scappata. Già andata a letto, ragazzi. È un sonno che sta strisciando per terra. Noi ci vediamo con la prossima diretta streaming. Ciao a tutti. No, non voglio scorreggiare. Ora scorreggio finita la trasmissione. Sì.